Ciao a tutti. Quando facciamo la tefillà, nella Amidah, c'è la benedizione che si chiama Barech Aleinu. In questa benedizione che si prega per sostentamento, recitiamo le parole Ve'et kol minei tevuata letova, e tutti i tipi di raccolto siano benedetti in maniera positiva. Allora, in queste parole bisogna avere l'intento di avere il grano per la matzah, di avere un bel cedro per Sukkot, e c'è scritto da parte anche il vino per fare Kiddush e Avdalah. E dunque, di conseguenza, se uno ha in mente queste tre cose, grano per la matzah, uva per fare il vino, per Kiddush Avdalah, e il cedro per Etrog, vuol dire che tutti i raccolti saranno buoni. E chiaramente qui c'è un vantaggio, che quando uno dice a Dio, guarda, fammi crescere il grano così che posso mangiare, allora Dio può dire, ma sei comportato bene, ti meriti da mangiare, quali? Però se uno dice a Dio, guarda, dammi il grano per poter fare la mitzvah di matzah, Dio, tu mi hai comandato di mangiare la matzah, devi dare la possibilità di farlo. E chiaramente l'effetto è diverso, molto più potente. Per cui quando noi chiediamo a Dio di darci il sostentamento, perché? Non per fare gli affari nostri, ma per fare i suoi affari, per fare la sua volontà, sicuramente Dio ci dà in grande abbondanza, così che possiamo non solo avere vino, matzah, etrog, eccetera, ma tutte le cose necessarie per studiare tutta la Torah, fare tutte le mitzvot con calma, senza dover impazzire per altre distrazioni, e anche poter dare beneficenza ai prossimi, eccetera. Ciao a tutti!